Il nome Deborah Compagnoni mi ricorda 3 medaglie d'oro in 3 Olimpiadi differenti, una grande sciatrice. E a proposito di Olimpiadi, adesso stanno tornando nel Veneto, a Cortina, che effetto fa? Beh, è una grandissima occasione, tornano dopo quelle di Torino e averle qua vicine in, sulle montagne, sulle Dolomiti, ma anche in parte anche in Lombardia, e sarà una... un avvio per lo sport e per gli sport invernali di nuovo sulle Alpi italiane. Ma le montagne di Cortina per te hanno un sapore speciale? E le piste sono talmente belle e particolari e autentiche, no? Sono vere, poi lì ci sono state le Olimpiadi nel 56, per cui sono delle piste uniche, perché hai proprio le rocce attaccate alle piste. Poi adesso siamo anche in un negozio di arredo. Mi dicono che sei una grande appassionata di bellezza made in Italy. Ah sì, l'arte e il design e comunque tutto quello che è bello e che è il made in Italy c'è anche nell'arredamento. E qua siamo ospiti da un'amica che ha aperto questo nuovo spazio e mi fa piacere anche vedere qualcosa di molto colorato e gioioso che porta anche più a sorridere la gente, le persone quando si arreda la propria casa. E a te piace anche un po' disegnare? Mi piace, ma non ho davvero quella impostazione artistica come i veri artisti. Grazie Deborah Compagnoni, buongiorno mattina. Ciao.